Stefano, ti introduco un attimo perché avendo parlato anche Paola, che sì, che è docente, però è anche una responsabile di unit, così come sei tu, oltre a ciò che succede in ambito appunto accademico, di ricerca, eccetera, abbiamo diviso dentro IT, abbiamo creato delle aree tematiche chiamate IT Units, responsabili per le quali c'è uno o l'altro professionista. Abbiamo le IT Emergency, Spiritual Emergency con questo gruppo meraviglioso, con anche Loretta, con anche Michela, no? Insomma, ci sono un po' di altre persone. Comunque Elena rappresenta molto bene. E poi abbiamo Paola che appunto si occupa di questo, del passaggio per quanto riguarda le IT Units. Abbiamo Stefano, che è il dottor, no? Stefano Albano, che si occupa di sport e performance. La performance sportiva, non la performance che criticavo prima del paradigma della performance, ovviamente. Abbiamo Sara anche che ha parlato, che ha tutta la parte insomma dell'applicazione nel corporate, quindi nelle organizzazioni. Elena che è passata prima, che è yoga e BTE. Adesso non so se mi sto perdendo qualcuno, però abbiamo la dottoressa Emanuela Fonticoli con IT Kids, abbiamo la Simona Vigo che non c'è, che però si occupa della scrittura creativa, quindi IT Writing, la Vanessa, sì, con la nascita e insomma comunque anche in collaborazione con la Manu su bambini e le famiglie. E ci sono anche vari ah, Alessandra, vedo che ci sei anche Alejandra. Ci sono, sì, diciamo che insomma poi sul sito si trovano, però ci tenevo a dare un senso non solo dal punto di vista dei contenuti, ma anche dal punto di vista della nostra struttura dell'istituto proprio, di azienda se vogliamo. Dopo la scuola, sì, è parte di progetti proprio, quindi ecco, grazie Stefano e benvenuto di nuovo e grazie a tutti di aver... Allora, grazie. Grazie Vale. Allora, sfida della ricerca è la sfida più importante nel campo dello sport, perché gli sportivi vogliono risultati, vogliono ricerca, vogliono vincere, però qui la questione è, loro vogliono risultati materiali, ma il concetto di materia viene da mater e viene da matrice. Quindi in realtà se non si connettono con la dimensione transpersonale, con il sé, non riescono a ottenere risultati. E quindi sono nella beffa, nel senso che vogliono risultati materiali e io ho trovato un mondo, io seguo le squadre nazionali di judo, karate, lotta greco-romana e lotta libera, l'alto livello, quindi la preparazione delle Olimpiadi. Tra l'altro vale un ringraziamento proprio ufficiale perché mi ha aiutato insieme a Piera a trovare il titolo del libro, che è bellissimo, che è Ti basta vincere? Perché qui il problema non è vincere, il problema è se cerchi soltanto di vincere, questo è il concetto. Allora, il concetto di emergenza è, siamo in un'emergenza, emergenza è anche emergere ciò che emerge, quindi lo sportivo è avvantaggiato da questo punto di vista. Lo sportivo cerca emergenze, lo sportivo cerca sfide continue, crisi continue, ma 3, 4, 5 allenamenti al giorno, perché cerca di far emergere nuove qualità grazie alle crisi. Quindi è come dire, lo sport ci dà una prospettiva interessantissima, però è molto identificato, soprattutto con i suoi risultati. Quindi spesso non riesce a lasciare andare ciò che ha funzionato. Quindi in una pandemia vi immaginate quanto è importante ristrutturare tutto, no? Su tutti i corpi, su tutti i livelli. E spezzo una lancia a favore della tecnologia perché ci permette questo convegno in questo modo. E devo dichiarare che sto cercando quello che diceva prima Paolo Cianconi. Io sto cercando un terreno in questi mondi virtuali per poi portare le persone nel mondo fisico. Questo discorso è che lo sport ci porta grande valore perché ci insegna la perseveranza, ci insegna a cercare le crisi, ci insegna a imparare dai risultati perché sapete, gli atleti fanno videoanalisi, cercano sempre di capire cosa hanno sbagliato, cosa possono migliorare. Però quando non c'è la dimensione della disidentificazione, purtroppo l'atleta poi entra ovviamente in dei trip, in dei viaggi che lo incastrano e che lo fanno soffrire perché poi si gioca la carriera, si gioca i risultati. Quindi a mio parere stiamo cercando di portare la BTE attraverso lo sport per proporre un'integrazione tra contemplazione, grazie Pier di questo input meraviglioso, che è contemplum, cioè anticamente loro contemplavano per intuire il futuro. Quindi contemplazione e azione. Ringrazio la dottoressa Beccaluva perché lo sport è fatto di azione, ma mi piace molto un neologismo.
simplessità, cioè l'azione dello sportivo deve essere simplessa, non deve essere semplice, perché altrimenti è troppo banale, di basso profilo, non deve essere complessa, perché altrimenti si perde. Pensate nell'arte marziale, se inizi a entrare nella complessità, sei morto prima di cominciare, ma deve essere simplessa, ovvero una sintesi che è una risultante di una complessità. E quale complessità più bella se non quella della BTE che adoriamo profondamente? Quindi, insomma, grazie per questo spazio. Ci tengo a dire che due quadrienni olimpici abbiamo vinto 3 medaglie nel primo quadriennio e 5 medaglie in quest'altro quadriennio di Tokyo, che per i ragazzi non è stato 4 anni di preparazione, bensì 5, perché le hanno slittate di un anno. Quindi viva la BTE, un abbraccio a tutti e grazie dei contributi. Grande, sir.